Io sono Leonè, vivo in camper da 2 anni e questa è la mia casa e vi faccio vedere un po' come si sta qua dentro. Venite nel van. Benvenuti su Juanito. Aspetta, riparti, riparti. Non... Van versus camper. Oggi parliamo delle diversità. Oggi parliamo delle diversità tra i nostri mezzi, tutte e due vintage, per quanto riguarda vivibilità, strada, come se la viviamo all'interno di questi dei nostri qua. Mezzi. Io ho un van Mercedes 308D del 1991. Io ho un camper Ford del 91 C-Turistico. E oggi li mettiamo a paragone. Io sono Leonè, vivo in camper da 2 anni e questa è la mia casa e vi faccio vedere un po' come si sta qua dentro. Benvenuti dentro Carlo, si chiama così, il mio camperozzo. Allora, Carlo, io e Carlo siamo insieme da 2 anni, l'ho trovato su Marketplace di Facebook e l'ho acquistato da una ragazza che l'ha utilizzato per viaggiare con la sua bimba come prima esperienza in camper ed era già messo così, ha tutte quante delle rifiniture interne molto curate. Realizzate dal primo proprietario che lavorava in un cantiere nautico e quindi ha rifatto tutti gli interni con i materiali delle barche super resistenti e insomma diciamo che ho avuto una bella fortuna. Quanto l'hai pagato? L'ho acquistato per 4.000 euro. Più lavori? Più lavori, ho cambiato il boiler dell'acqua appena l'ho preso per avere l'acqua calda, ho pagato 1.200 euro e poi piccole cose qua là, ma non le saprei quantificare. Facciamo per un totale esagerato tutto quanto compreso sui 7.000 euro. Allora, con Carlo siamo stati a Fuerteventura come primo viaggio. Abbiamo attraversato tutta la Spagna, preso il traghetto, è arrivato a Fuerteventura e lì è dove ci siamo conosciute io e Franci. Poi siamo stati per tutta la Spagna, in Portogallo, in Sardegna. Ho vissuto per un'estate in Toscana e poi anche semplicemente parcheggiata nel giardino di casa dei miei e ci dormo dentro. Ci sta. Allora, questa è la living room di Carletto, qua c'è il bagno, l'armadio, tavolino che diventa un secondo letto, la cucina, il frigo, la dispensa, il letto e la cabina di guida. La cucina. I camper hanno una cucina fissa e la mia è like this. Si blocca qua su, c'è il lavandino, ovviamente con l'acqua. Fornelli, due fornelli, uno un po' vecchiotto va un po' meno, ma vabbè. E si accende con l'accendino che è in questo casino. Quanto ti dura una bombola? Una bombola di gas da 15 litri mi dura circa dai 4 ai 6 mesi, dipende da quanto la uso. Un bel po', Bombola del gas 23 euro adesso con l'incremento. Così, informazioni di servizio. E qua c'è. Ci sono tutti i piatti messi un po' incasinati. C'è il porta piatti dell'IKEA. Piatti, bicchieri a caso, una padella, una pentola, un tagliere, un pentolino, tutto quello che serve, minimo indispensabile. Qua ci sono le posate, lo strofinaccio, quello che serve, una spatola e un cucchiaio, un coltello che taglia bene. Ne serve solo uno. Sì, ne serve solo uno. Tenuto bene. Qua c'è il bar. Che è assolutamente intoccato da quando siamo in Marocco, le spezie. Questa mensolina qui l'ho realizzata io perché non c'era niente e l'ho fatta con dei pezzi di plastica che avevo in casa. Il frigo che è nuovo, una new entry di quest'anno, prima era vecchio e non funzionava e l'ho montato con, essendo più piccolo di quello precedente, lascia più spazio per lo storaggio di cose.
E questi cestini qui li abbiamo presi nel mercato a Marrakesh. È l'unica cosa che ho comprato a Marrakesh. E ci tengo la frutta, la verdura, il pane. E niente, qua dietro ci sta la scorta di olio d'oliva di Bertinoro. Qua c'è altro spazio per altre cose, tipo dispensa fagioli, dado, pomodori secchi, quelle cose sempre utili per quando non hai niente da mangiare e c'hai fame. E qua c'è dell'altro cibo, l'amblu, preso dal di qua, dal Marocco, riso, orzo solubile quasi finito, popcorn, pasta. di utile. Allora, questa è la mia cucina intanto. Quindi abbiamo detto fornelli fissi, lavandino, si chiude così e torna ad essere un tavolo. C'è tanto spazio per mettere tutto quello che serve, quindi questa è la zona cucina. Iniziamo da come ci siamo conosciute. Sì. Ci siamo conosciute a Fuerteventura 2 anni fa. Sì. Ci siamo conosciute. Non siamo. A maggio 2020 a Fuerteventura. Sì. Tu mi sa che mi seguivi, mi hai scritto. Sì, ti ho scritto un messaggio. E ti ho detto vieni in camper. Io sono entrata in questo camper e mi sono innamorata. Abbiamo fatto la cenetta davanti all'oceano. Praticamente come eravamo noi qua, cioè come siamo ora qui davanti al mare. E non so, l'ho vista qui cucinare, ho visto come si sentiva a suo agio in questa sua casa mobile e il giorno dopo io ho scelto di cercare il mio Juanito. E mi mandavi lì, dicevo questo no, questo sì, questo... Ma questo va bene! E ora 2 anni dopo siamo in Marocco insieme. Con i nostri pungoni. Con i nostri due cucciolotti, Juanito e Carlo. Una cosa che secondo me è top del camper è che c'è il letto sempre pronto, quindi non devo stare a montarlo, è sempre qui. E per salire c'è la fantastica tecnica del salto, dell'arrampicamento. Niente, si dorme molto bene, dormo su questo materasso da veramente 2 anni e non c'è posto migliore dove svegliarmi. E poi quella finestrella lì. Questa finestrella qui me ne fa vedere delle belle, E vuoi venire a vedere? Più o meno, apri. Questa è la tua vista. Di solito ci provo. A volte può anche essere un parcheggio di un supermercato, Però il più delle volte è una cosa simile. È la mattina quando entra il sole diretto. Fa tutti gli arcobalenini con questo. Ah, domani te li faccio vedere magari. Piedi del letto c'è la libreria, abbastanza rifornita. Adesso è veramente molto in ordine. Di solito tutti i libri sono sparsi comunque. E poi c'è la tavola che la sposto. Di giorno è così perché sennò ci sbatti la testa quando entri. E di notte la sposti là per avere posto. Un longboard da cose piccole da tenere sempre dietro il camper, ma va bene. Guida, questo qui è un motore diesel 240 di cilindrata aspirato, è un buon motore, va dappertutto, salita, discesa, insomma magari in salita ci metti un pochino di più, quelle più brutte le fai in terza ai 60, ma va bene, cioè già ci siamo. Però 5 marce con la retro. E non ha il servosterzo, quindi mi faccio dei muscolazzi per fare manovre che lasciamo perdere. Non c'è la radio, questo qui è il segnale della retromarcia, che è un sensore che fa dei beep assurdi ma è un po' scombinato. E altra cosa che non va è l'attacco della corrente, quindi non posso ricaricare niente qua davanti. L'aria fredda non è mai veramente fredda perché è l'aria che viene da fuori, ma l'aria calda funziona di brutto e io che sono una freddolosa è fantastica. Ho realizzato questi copri sedili con dei tessuti che ho trovato in un magazzino abbandonati e li ho fatti con delle tasche per poterci mettere più cose. E un'altra cosa, questo camper porta omologato fino a 3 persone, quindi uno davanti, uno qui e un altro qua. Bagno, devo aggiustare la porta ma si apre e è così, è con il WC nautico
Anche il bagno è stato ristrutturato dal primo proprietario, che ha fatto un lavoro incredibile. E c'è, direi, abbastanza spazio. E qua c'è la manopola per aprire. Luce 1, che è quella un pochino più forte. Però la notte, quando sono un po' così e voglio poca luce, accendo le mie lucine qua nello specchio. E c'è una luce un pochino più soffusa e romantica. E per fare la doccia, dal di qui ho la doccia calda, arriva fino a 50 gradi, basta premere un bottoncino e in 20 minuti ho la doccia calda. La metto qui, tolgo questo palo, che è dove di solito faccio asciugare la muta, e chiudo la tenda. Questo è l'armadio, ha sempre il bottoncino come blocco, sempre disordinato soprattutto. Qua ci sono tutti i miei costumi, che sono più di tutti gli altri vestiti messi assieme. E qui ci sono, insomma, canottiere, magliette, pantaloni, il minimo indispensabile. E qua ci tengo i vestiti da lavare, qua nell'angolo. E qua sopra ci sono... All'interno, insomma, dentro l'armadio ci sono tutta la parte del circuito elettronico. La parte del circuito elettronico che riguarda i pannelli solari, il carico della batteria, la centralina elettrica, tutto quanto. E sopra l'armadio abbiamo il fantastico pannello di controllo dell'astronave. E questo serve per attivare o disattivare la pompa dell'acqua. Questa è tutta la luce in generale. Questi sono i fusibili che servono. E questo pulsantino qui mi fa controllare i serbatoi dell'acqua chiara, quindi della tanica dell'acqua che uso per lavarmi, la batteria, che è sempre a metà perché è un po' vecchiotta, e le acque grigie, che però sono sempre così, mi sa che sono rotte. La pianta è vera? Sì, è vera. L'unica pianta che sta sopravvivendo, ormai da un anno che sopravvive questa. Bene. Assurdo, non so come sia possibile. E la tanica dell'acqua si trova qua sotto e... Per ricaricare l'acqua io preferisco sempre togliere tutto e aprirlo direttamente dal di qua. Eccoci, blocco tattico con la scopa. Questa è la tanica dell'acqua. Non c'è scritto esattamente quanti litri di acqua contiene, ma penso che siamo sui 60-70 circa. E dal di qua, qua ci metto, qua ho la pompa dell'acqua che attacco i rubinetti, la blocco con la pinza, perché quando sono da sola ricaricare l'acqua è un po' difficile, se non c'è nessuno che mi aiuta, quindi blocco con la pinza, mi assicuro che la pompa dell'acqua sia dentro la tanica, che mi è capitato di aprirla quando era fuori, non è stato molto simpatico, e niente, poi quando è piena la chiudo. E qua c'è il motorino che fa andare tutta la pompa dell'acqua, tutto il sistema delle acque. Allora, per caricare gli apparecchi elettronici ho due pannelli solari sul tetto, solo che sono dei pannelli un po' vecchio, policristallini, e quindi non si carica con la semplice luce, ci vuole il sole diretto. E oltretutto l'unico modo che ho per caricare il cellulare o il computer è tramite questo inverter, che è veramente vecchio, l'avevano preso i miei non so quanti anni fa, e si attacca con la presa come per l'accendisigare qua su in alto ed è direttamente collegata alla batteria dei servizi. Visitando, siete la mega inspiration per la composizione, per la composizione. Sì, per la composizione. Ok. Benvenuti su Juanito. Il mio van, nonché Juanito, è un Mercedes del 1991 308D. La parte anteriore del van è rimasta completamente vintage, c'è anche il posacenere, le luci che prima funzionavano, poi ora non sono collegate più a niente,
E l'ho voluta ovviamente lasciare completamente vintage, senza toccare niente, perché secondo me dà quel tocco di antico bellissimo. E ho il servo sterzo, quindi riesco a guidarlo benissimo, riesco a fare tutti i giri che voglio. È anche una macchina che molte persone la guardano e dicono: dove vai con un van vecchio di 30 anni? Invece Juanito va praticamente ovunque, a volte magari nelle salite appunto va un po' più lento, magari scende sugli 80-70, poi dipende, anche 60 se è troppo ripida, però ha fatto di tutto e di più, è andato praticamente in qualsiasi tipo di sterrato. Quindi sembra vecchiotto, ma è fortissimo. Il motore è stato cambiato 9 anni fa e infatti è in ottimo stato, già me l'hanno controllato. Non mi ricordo sinceramente che motore sia. Comunque quando incontro qualsiasi persona che è esperta di macchine e vede il mio van, dice: vai tranquilla che con il motore del tuo Mercedes ci vai fino a Kathmandu. Quindi siamo, io e lui siamo sicuri, io guarito. 266.000 chilometri. Abbiamo fatti parecchi di chilometri insieme in soli 2 anni. Ho comprato Juanito a maggio 2021, quindi praticamente 1 anno e mezzo fa. E ne abbiamo fatta di strada da allora, trovate tutto ovviamente qui su YouTube. L'ho comprato a Torino, io in verità ero a Fuerteventura, l'ho trovato però su Facebook Marketplace. Io ero in verità a Fuerteventura, tant'è che ho mandato dei follower a vederlo perché avevo paura che se lo comprasse qualcun altro. E mi hanno risposto subito, il giorno dopo sono andata a vederlo, mi sono innamorata del video e ho già messo giù i soldi per prenderlo. E qualche settimana dopo sono andata a prenderlo e mi sono innamorata ancora di più. Quando l'ho comprato però era un autobus e quindi dopo un mese l'ho portato a Milano da dei ragazzi che sono bravissimi e me l'hanno camperizzato in 3 settimane e poi sono partita con Juanito a luglio e non mi sono più fermata. La bellezza in verità del van, iniziamo da questo, che io l'ho comprato quando era ancora un autobus e quindi ho creato il van esattamente come lo volevo io, ho fatto io il progetto del van. E quindi ogni van è diverso, quindi io ovviamente vi sto raccontando il mio. Io ho voluto il lavandino rialzato, diciamo, così non mi occupava spazio qui sotto e mi piaceva molto questo bianco. E non ho i fornelli fissi, questo perché mi dà la possibilità di usare questo spazio anche per altre cose se non ho bisogno di cucinare, e mi piace tanto avere questo spazio libero. La mia cucina ce l'ho qui ed è una cucina da campeggio, attacco qui il gas e cucino qui. Stando molto al caldo non cucino tantissimo, cucino circa una volta al giorno, quindi mi va bene rifar uscire la cucina e rimetterla ogni volta che cucino, insomma non è troppo lavoro. Storage per dispensa, diciamo, della cucina, io ce l'ho una parte qui sopra. Fate conto che per me questo lavandino è sia appunto lavandino della cucina ma anche lavandino del bagno, e quindi oltre alle tazze vedete anche ci sono gli spazzolini e il dentifricio, perché è qui che faccio praticamente tutto. Quindi qui ci sono un po' di cose per cucinare, il resto l'ho messo qui sopra, c'è qualche ragù storico bolognese e un po' di pasta, il resto è tutto vestito. Essendo oltre alla cucina anche il bagno, utilizzo proprio questo spazio per lavarmi la faccia, lavarmi i denti e fare tutta la mia beauty routine. Infatti qui nel primo cassetto abbiamo le posate, le cose per pulire, e nel secondo cassetto invece abbiamo, diciamo, il cassetto del beauty con tutte le cose per lavarmi la faccia e un po' un casino in verità, scusate, e tutti i miei orecchini e i miei gioielli. Qui sotto poi abbiamo tazze e pentole, e qui invece c'è la parte bagno. Frigorifero, ho qui sotto un frigorifero marca Engel, che è un frigorifero perfetto per van e camper perché va a 12 volt, che vuol dire che non ha bisogno dell'inverter, anche se io ce l'ho, e fredda tantissimo in verità. Qui ha diverse misure, io ce l'ho proprio al più basso, ma posso metterlo al massimo e diventa anche congelatore. Si accende praticamente ogni 12-15 minuti per raffreddare, infatti ora se sentite
il rumore perché è acceso, ma poi salva, diciamo, l'energia spengendosi fino a che non ha bisogno di rinfrescarsi di nuovo. Bagno, molti van non ce l'hanno o hanno il portapotti. Io ho deciso, essendo una donna da sola, di averlo e averlo anche, diciamo, abbastanza comodo. Questo è un bagno separate, un bagno che separa i liquidi dai solidi, cioè il buco davanti e il buco dietro, il che vuol dire che non ho bisogno di usare nessun chimico, perché, diciamo, poi il secchio dei liquidi, quindi della pipì, è solo pipì e quindi posso scaricarla un po' ovunque, e anche il solido è semplicemente il solido, non vengono aggiunti altri, diciamo, liquidi chimici, e quindi può essere buttato tranquillamente nell'organico. Questo mi permette, appunto, di non avere una tubatura, di non usare prodotti chimici e quindi di non inquinare in generale. Parlando del bagno, mi hanno chiesto in tanti: ma puzza, non puzza? Non puzza, anche perché ha una ventola che aspira l'odore fuori, ed è una ventola che si accende da qui, infatti c'è scritto WC e ora è accesa, infatti non si sente niente. E parlando proprio di WC e quindi parte elettrica del mio van, ovviamente poi è un casino, ma vi ho fatto, io volevo far vedere il vero van, che è così, è in questo stato. Qui abbiamo, diciamo, tutto il centro di controllo. Io sopra ho due pannelli solari monocristallini collegati qui sotto ad un inverter da 600 watt e a due batterie al litio. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che non ho bisogno di attaccarmi a nessuna presa, che ho praticamente corrente elettrica a volontà. Io devo collegare il mio computer, cellulare, drone, tutto quello che devo collegare lo posso collegare, e la batteria non mi è mai scesa sotto al 50%. Ovviamente carico durante il giorno, che è quando i pannelli solari sono attivi, però insomma questo è quello che volevo io, cioè non volevo essere dipendente dalla corrente elettrica, e con questo sistema non lo sono, ed è fantastico. Passiamo alla zona letto. Come vedete è tutto in 3 metri per 2. E la zona letto è ovviamente questa qui, questo è il letto dove dormo, dove dormiamo in due anche con il mio ragazzo, e è bello perché c'è l'estensione, perché in verità così non c'entro, o ci entro, diciamo, a malapena, tocco già con la testa, e per questo qui ho un'estensione con un pezzo di legno, ora non la tiro fuori, però praticamente posso allungare il letto fino a qua giù e dormiamo per così, e quindi abbiamo un letto così di altezza 2 metri per 1,70 m. Il letto è super comodo, è fatto fare a mano con la gomma piuma 3 cm un po' più soft, cioè quelli sopra, che sono appunto quelli che danno la morbidezza, e 3 cm un po', 7 cm più duri, che sono quelli che danno, diciamo, la compattezza. Ovviamente è fatto tutto su misura, ed è, tra l'altro, è fatto in maniera smontabile, perché il mio letto, quando voglio farlo diventare un tavolino, basta che smonto questi due cuscinoni interni, li metto al lato, alzo il tavolo che sta qua sopra e diventa il mio ufficio. Parlando di bagno, questa è la mia doccia, collegata alle mie acque chiare, che sono di 80 litri, e la doccia me la faccio esterna, non ho riscaldamento né per il van né per la doccia, quindi la doccia è sempre fredda per ora, ma forse sto trovando uno stratagemma per farla diventare calda, e quindi io mi faccio la doccia praticamente con questo oggetto qui, la faccio fuori, metto un tendone per coprirmi e la faccio in mezzo alla natura. Abbiamo un altro po' di storage, ci sono le sedie, il tavolo, il tubo dell'acqua, tappetini e altre cose, e qui sotto ci sono le tavole da surf, siamo in Marocco.
Per l'aria, per evitare di morire di caldo, in verità abbiamo quasi sempre tutto aperto, ma davanti ho anche una ventola che, aprendola, mi fa entrare dentro l'aria fresca o estrae l'aria calda che c'è dentro. Tutti i miei vestiti sono in questi armadi, questi cassettoni, diciamo. Qui, come vi ho fatto vedere, c'è un po' di cibo, ma il resto è tutto armadio. Questo è del mio ragazzo, quindi teoricamente tutto ciò che io è qui. Vivendo sempre al caldo, non ho bisogno di tante cose e vivo uno stile minimalista il più possibile. Bene, questi erano i nostri mezzi, ora andiamo insieme a Lene a rispondere alle domande che ci avete fatto voi su Instagram. Bene, vi abbiamo fatto vedere i nostri van / camper, ora è il momento di rispondere alle vostre domande, ma non lo faremo in questo video, lo faremo al prossimo video perché c'è ancora tanto di cui parlare. Nel prossimo video parleremo di... arrivo. Nel prossimo video parleremo di... Tutto quello che volete sapere su costi, manutenzione, vivibilità, comodità, come si guida, tutto. Tutte le vostre risposte lo troverete nel prossimo video. E intanto qui vi potete iscrivere e qua potete guardare altri video, intanto che ne facciamo un'altra sigla! Dobbiamo organizzarci sulla sigla. Se qualcuno fa sigle, vuole aggiungere.